Buonasera a tutti, quest'oggi qui con il mister del Centallo. Mister, una partita molto interessante, visti i protagonisti nel secondo tempo, 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno. Come vede la gara che avverrà, appunto? Ma è stata quella di oggi, è stata una gara molto equilibrata. Io ero contento perché ero curioso di vedere da un punto di vista atletico a che punto eravamo, da un punto di vista di concentrazione e determinazione. Direi che affrontando una squadra come l'Olmo, che solitamente è una squadra sempre molto ben preparata a livello fisico e organizzata, direi che ce la siamo cavati. Poi c'era qualche assenza da parte loro, qualche assenza da parte nostra, però direi che è stata una partita divertente, giocata su ritmi alti e con buone situazioni. Per quanto riguarda la partita di ritorno, non so, adesso la concentrazione è tutta sulla partita di domenica, poi vediamo un po' come usciamo, se riusciamo a recuperare qualche giocatore. Poi sicuramente sarà dura andare a vincere in casa loro, ma ce la giocheremo, credo, come abbiamo fatto oggi. Esattamente, domenica prossima debutto in eccellenza. Come vede quella gara? Come vede questo campionato di eccellenza che vedrà, speriamo, protagonisti? Certo, domenica non vediamo l'ora di poter finalmente ritornare a fare un campionato di eccellenza dopo tanti anni nel quale qua a Centallo non si facevano più, e affrontiamo una squadra che lo scorso anno è arrivata tra le primissime, e quindi sappiamo che sarà una gara anche lì complicata. Hanno degli ottimi giocatori che sono anni che fanno la categoria, però cercheremo di farci trovare pronti. Per quanto riguarda il campionato, ripeto, io non lo conosco tantissimo perché è un po' di anni che non lo frequento più, però speriamo di aver costruito una squadra che sia attrezzata così per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Sappiamo che per ottenerlo dobbiamo andare sempre al massimo, avere ritmi alti e lottare su ogni palla, come direi che abbiamo fatto anche abbastanza bene oggi, soprattutto nel secondo tempo. Grazie mille, mister. Grazie.